Squadra in campo allo stadio delle Alpi di Torino, Juventus contro Cagliari, è il ritorno dei quarti di finale della UEFA 93-94, si riparte dall'1-0 per il Cagliari. Due settimane fa infatti ha deciso Deli Valdés la sfida della Sant'Elia. Juventus chiamata a ribaltare dunque questa situazione, Juventus che detiene il titolo della Coppa UEFA vinta l'anno scorso in finale contro il Borussia Dortmund. Grande pubblico, anche tantissimi tifosi sardi sugli spalti dello Stadio delle Alpi per questo quarto di finale, questo ritorno di quarti di finale tra la Juve di Trapattoni e il Cagliari di Bruno Giorgi. Squadre che sono schierate al centro del campo. Grande atmosfera, davvero grande coreografia della curva bianconera. L'arbitro è il polacco Wojcik. Mentre lo speaker sta leggendo le formazioni delle squadre in campo, un solo cambio per la Juve rispetto alla sfida persa due settimane fa. Gioca Dino Baggio a centrocampo con Galia che va in panchina, invece la stessa formazione per gli uomini di Bruno Giorgi, lo stesso Cagliari che ha vinto la sfida d'andata trovando il gol, come dicevo, con Deli Valdés. Ecco gli 11 in maglia rosso-blu, il portiere Valerio Fiori, maglia numero 1, con il 2 Matteo Villa, con il 3 Vittorio Pusceddu, con il 4 gioca José Oscar Herrera, con il 5 un ex Nicolò Napoli, con il 6 Aldo Firicano, numero 7 Francesco Moriero, numero 8 Marco Sanna, numero 9 il match winner della gara d'andata Deli Valdés, con il numero 10 Gianfranco Matteoli e con il numero 11 Luis Oliveira. Questo dunque l'11 del Cagliari che cerca l'impresa di Bitonto, Aloisi, Bellucci, Criniti e Veronese sono gli uomini a disposizione dell'allenatore Bruno Giorgi. Cagliari che mai nella sua storia è riuscito ad arrivare a una semifinale europea, prova a scrivere la storia questa sera. La formazione della Juventus in porta, c'è Angelo Peruzzi in difesa, giocano Porrini, maglia numero 2, poi con il 3 Andrea Fortunato, numero 4 Dino Baggio, come dicevo l'unica novità rispetto alla sfida dell'andata, il tedesco Jürgen Köller, maglia numero 5, la maglia numero 6 di Moreno Torricelli, numero 7 Angelo De Livio, numero 8 Antonio Conte, numero 9 Fabrizio Ravanelli, numero 10 Roberto Baggio. Su Baggio questa la scelta di Giorgi per togliere spazio, tempi al talento bianconero. Baggio mette il pallone dentro, contatto in area, protestano i giocatori bianconeri ma si prosegue. Fortunato, altro duello con Moriero, questa volta si prosegue. Dino Baggio, Müller attaccato da Firicano che riesce a fermarlo, poi con il tacco Conte per mettere ancora in movimento i suoi. Tiro dalla distanza e vola Fiori a neutralizzare la prima occasione per la Juve, ci ha provato da fuori Dino Baggio, gran botta, ma ottima davvero la risposta del numero uno del Cagliari. Eccola qui la parata di Fiori, sarà calcio d'angolo, seconda palla inattiva dunque per la Juve. Dalla bandierina va Andreas Müller, teso sul primo palo, poi Fortunato va a calciare con il destro più che altro per evitare la ripartenza, tiro che non crea problemi alla porta di Fiori. Fiori però già costretto a intervenire, a volare qualche istante fa sulla porta da fuori di Dino Baggio. Cagliari nono in classifica in Serie A, ovviamente tutte le energie sono fisiche e mentali sono su questa straordinaria opportunità, questa doppia sfida di Coppa UEFA con la Juventus. La prima è andata bene, c'è stato da fare ancora tanto lavoro per la squadra di Giorgi. Qui Moriero prende il giallo per aver calciato via il pallone, subito molto nervosa la sfida. I giocatori del Cagliari che vanno ad accerchiare l'arbitro polacco, Firicano e Matteoli protestano. Non tanto per il fallo, credo, sembra esserci, ma poi per il giallo mostrato a Francesco Moriero che è andato a calciare via il pallone. Vedete ancora una volta Sanna a tutto campo, a uomo su Roberto Baggio. In questo avvio di partita Ravanelli cerca l'anticipo su di lui, Napoli, ex della partita, ha giocato 4 stagioni in bianconero, 10 minuti sul cronometro, attacca ancora la Juve con Fortunato. Un cross poco fa, ne mette un altro, la deviazione, poi Matteoli controlla male e la Juve rimane in attacco. Köhler, l'apertura per Fortunato che può andare ancora una volta al cross, sta scendendo bene sulla corsia Fortunato, colpo di testa e Fiori è straordinario su Antonio Conte, nega il vantaggio alla Juve all'11° minuto di gioco, la seconda grande occasione per la Juve e il secondo grande intervento per Fiori che era stato molto bravo a inizio partita sulla destra da fuori di Dino Baggio, bravissimo
sul colpo di testa ravvicinato di Antonio Conte. Eccolo qui, si libera sul primo palo Conte, in una delle sue specialità, cioè l'inserimento con colpo di testa. Gran parata di Fiori. Corner battuto male, Puscedu può liberare. Aumenta la pressione sulla difesa del Cagliari. Fortunato. Spingendo bene la Juve sulla sinistra, sul lato di Fortunato. Adesso Ravanelli, che sinora non si era mai visto praticamente, va a duellare con Napoli. Il fischio in favore della Juve. Il fallo però contestato da parte del difensore del Cagliari. Eccolo qui l'intervento di Napoli, passato dalla Juventus al Cagliari nel 1991. Baggio Fortunato sul pallone. Baggio teso in area, ha liberato la difesa del Cagliari. Adesso la Juve deve impostare nuovamente con Torricelli. Palla alzata su Ravanelli. Köhler, Di Livio, manca l'aggancio di Livio, non perfetto il passaggio di Jürgen Köhler. Adesso Köhler, buon varco, ottimo pallone profondo, il cross cercato da Torricelli. Il Cagliari allontana, poi Müller messo giù forse da Herrera, l'arbitro lascia correre, allora Moriero. Cross lungo, cerca la velocità di Oliveira e Deli Valdés, che scambiano benissimo il tocco di ritorno per Oliveira. Oliveira calcia e trova la parata a terra di Peruzzi. Per la prima volta si affaccia in avanti il Cagliari con un'azione decisamente pericolosa. I due attaccanti stranieri del Cagliari, Deli Valdés e Oliveira, a creare i presupposti per il gol. Bella azione, para a terra Peruzzi, sventando il primo pericolo di fuorigioco di Ravanelli. Fatto vedere il Cagliari in questa azione quanto può essere pericolosa in ripartenza. Adesso Di Livio conquista il pallone, evita l'intervento di Firicano, calcio da fuori Di Livio. Un inizio di partita decisamente divertente e brillante con la Juve che ha centrato due volte lo specchio di Fiori. Poco fa si è visto anche il Cagliari davanti con Oliveira. Si fa sentire dalla panchina Bruno Giorgi. Conte. Torricelli. Di Livio. Punta Puscedu. Di Livio va ad accentrarsi ancora. E poi Puscedu lo stende. Buona giocata di Livio. Puscedu provava a chiarirsi con i suoi compagni, forse aspettava un aiuto dei compagni che non è arrivato. A quel punto cerca la palla, colpisce però la gamba dell'esterno romano della Juve e dunque sarà punizione, e sarà punizione in una zona estremamente interessante per il destro di Roberto Baggio. Fiori, tanto traffico tra il portiere del Cagliari e la palla, due uomini, Dino Baggio e Conte, vicini al pallone, ma sarà quasi certamente Roberto Baggio a giocare la porta, più staccato anche Ravanelli. Parte Roberto Baggio, Fiori intercetta il tiro destinato all'angolino basso. Terza parata importante di Fiori in questo inizio di partita. Solita gran punizione di Baggio, la palla scende, era destinata proprio a finire all'angolino, ma il riflesso di Fiori che se l'aspetta lì veramente sul fondo. Müller ci prova dalla bandierina, Fiori esce in presa, grande protagonista di questo inizio di partita il portiere ex Lazio, alla sua prima stagione con la maglia del Cagliari. In palio la semifinale di questa Coppa UEFA, la Juve che ha vinto l'anno scorso la sua terza UEFA battendo in finale il Borussia Dortmund. Qui Baggio finisce giù, fermato bene Moriero. Oliveira, Porrini sulla pallone. Oliveira avrebbe voluto un fischio dell'arbitro che non arriva, la Juve insiste trovando largo Di Livio, cross di Livio per Baggio che fa la finta, Dino Baggio, e la Juventus va avanti con una grande azione. Al 23esimo Dino Baggio arriva da dietro al rimorchio sul cross di Livio, Juventus avanti, e adesso la situazione in parità rispetto all'andata. 1-0 a Cagliari due settimane fa, 1-0 a Torino questa sera.
il gol di Dino Baggio, ma la grande invenzione, la grande intuizione è quella di Roberto Baggio, che ha fatto il velo alla perfezione, permettendo al centrocampista di arrivare con i tempi giusti a rimorchio, con tutta la porta spalancata. Eccola qui la giocata di Livio, la finta perfetta di Roberto Baggio. Dino Baggio prende la mira e questa volta Fiori, che già era stato bravo in tre occasioni, non può nulla. 1-0 Juve. Giocatori del Cagliari che hanno contestato l'inizio dell'azione. Il recupero palla di Porrini su Oliveira, poi molto abile la squadra dei Trapattoni nel trovare a largo di Livio e dentro l'area Dino Baggio per il gol dell'1-0, primo gol europeo quest'anno per Dino Baggio. Peruzzi. Vedremo se il gol della Juve sposterà un po' gli equilibri tattici della partita, sinora molto chiari, Juve avanti e Cagliari chiusa dietro. Cagliari sa che il gol deve farlo per andare a giocarsi la semifinale, quindi aspettiamoci un Cagliari magari un po' meno abbottonato, un po' più coraggioso davanti, dove peraltro il talento non manca, con Moriero a sostegno della coppia degli Valdés. Oliveira, Roberto Baggio, ancora pericoloso in area, contatto con Sanna, avrebbe voluto il fischio dell'arbitro polacco che non arriva. Sanna ancora a giocare a uomo, marcatura su Roberto Baggio, toglie il tempo qui con il gomito. Si fa vedere Napoli con Villa che sceglie però la soluzione centrale, Moriero va a calciare ma è decisivo Jürgen Köhler che salva probabilmente la porta di Peruzzi. Bella azione del Cagliari, grande occasione per il pareggio. Eccola qui con Villa che trova Herrera, il tocco di prima, si gira Moriero, arriva Köhler con un grandissimo intervento difensivo. Corner affidato a Matteoli che c'entra in pieno di Livio, ancora Matteoli, linea di fondo, cross sicuro Peruzzi. Sembra però aver decisamente preso coraggio il Cagliari in questa fase dopo aver sofferto l'inizio di partita. Tre occasioni per la Juve, poi il gol di Dino Baggio segnato al 23esimo e adesso la risposta del Cagliari. Altro contatto con protagonisti Conte e Matteoli, ancora Matteoli furioso, l'indirizzo dell'arbitro che però la punizione l'ha fischiata. Conte arriva a dire qualcosa a Matteoli. Prima davvero infuocato in questo primo tempo, d'altra parte posta in gioco davvero alta quest'oggi, c'è in palio la semifinale della Coppa UEFA. Conte tranquillizzato in qualche modo anche da Roberto Baggio e adesso il Cagliari ha a disposizione la punizione per Matteoli. Va Matteoli nel mucchio, colpo di testa, gol del Cagliari che pareggia con Firicano dopo circa 10 minuti. Rispetto al gol di Dino Baggio arriva il gol dell'1-1, l'ha segnato di testa Aldo Firicano e sfrutta al meglio la palla inattiva, la punizione laterale, il Cagliari calcia bene. Matteoli, eccola qui la sua battuta e nel cuore dell'area della Juve va a staccare Firicano, perfetto colpo di testa ravvicinato. E questo è un gol che pesa tantissimo nell'ottica del doppio confronto, gol segnato in trasferta che obbliga adesso la Juventus a segnare due volte per andare in semifinale. È chiaramente lunghissima, però questo è un gol che può avere davvero un grande, grande peso nella doppia sfida. Bel primo tempo però con tante occasioni, due gol, uno per parte. Rivediamo ancora una volta il gol di Firicano che anticipa Jürgen Köhler e mette dentro. Continua il nervosismo in campo con l'arbitro polacco che sembra intenzionato a scodellare adesso il pallone. Ancora una volta ci viene riproposto il gol di Firicano che pareggia, quello assegnato da Dino Baggio al 23esimo, Dino Baggio al 33esimo, Aldo Firicano 1-1, 2-1 se contiamo ovviamente il gol segnato da Deli Valdés nella sfida d'andata. Müller e Herrera per questa palla 2, attenzione a Müller che allarga il braccio, colpisce Herrera. E questo gesto, credo assolutamente involontario, però non fa che esasperare ulteriormente gli animi. Altra rissa, altro momento di nervosismo con l'arbitro polacco Wojcik, che sta facendo molta fatica a controllare proprio il nervosismo in campo sin dall'inizio. E ancora a terra Firicano, si tocca la faccia anche Herrera, colpito da Müller. Continua
il momento di nervosismo, vediamo se vengono prese delle decisioni, ci sono delle sanzioni da parte dell'arbitro. Tutto a posto direi tra Müller e Herrera, ma quello che è successo dopo essere degno d'attenzione, con Firicano furioso nei confronti dei giocatori della Juve. Arriva Köhler che spinge a terra Firicano. E adesso protestano i giocatori della Juventus, perché credo che l'arbitro Wojcik abbia espulso Jürgen Köhler. Questo è quello che succede tra Herrera e Müller. E Müller che allarga il braccio, credo in modo assolutamente involontario, anche perché era proprio sotto gli occhi dell'arbitro. Non sarebbe stata una grande idea quella di colpire l'avversario in modo così evidente. Sembra tornare la tranquillità in campo dopo momenti davvero di grandissima tensione. Vediamo come reagisce a questo brutto momento la Juventus. Ravanelli si trascina la palla, rimessa laterale. Juventus che adesso deve risistemarsi bene in difesa anche dopo l'espulsione di Jürgen Köhler. Non cambia per il momento Trapattoni. Vi ricordo che in panchina, oltre al secondo portiere Rampulla, ci sono Carrera, Galia, Marocchi e Del Piero. Villa perde il duello con Müller. Adesso Di Livio, 5 minuti, qualcosa in meno per chiudere questo primo tempo in cui di cose ne sono successe davvero tante. Un gol per parte, un'espulsione per Köhler, e la Juve che torna a farsi vedere davanti con Müller. Buona uscita di Fiori, poi salvato dai suoi difensori. Ancora bravo Fiori, che si è arreso solo al destro ravvicinato di Dino Baggio. Per il resto ha giocato un gran primo tempo, fermando in 4 occasioni i giocatori della Juve. Questo finale di tempo con la Juve in difficoltà dopo l'espulsione di Jürgen Köhler, fa Müller dalla bandierina, pallone che arriva al centro, stacco di Dino Baggio, poi la conclusione sull'esterno della rete di Di Livio. Ancora pericolosa la Juventus. Torna in difesa Porrini, mentre rivediamo il destro sull'esterno della rete di Di Livio. Da posizione defilata c'erano 3 maglie rosso-blu tra Fiori e Di Livio. Adesso Deli Valdés a saltare con Dino Baggio. Fortunato. Porrini. Fallo ai danni di Müller, fallo commesso da Matteo Villa, che viene anche ammonito. Rivisto il fallo del giocatore cresciuto nel vivaio del Milan su Müller. Adesso va a saltare Dino Baggio, sempre pericolosissimo con la sua stanza quando va a prendere posizione nell'area avversaria. Juve che è tornata a premere in questo finale di tempo. Dino Baggio, Conte, ancora Conte in tuffo, poi Sanna, lontanissimo e lungo a cercare Deli Valdés, sbuca via Oliveira a Porrini, ma deve uscire, esce con i tempi giusti Peruzzi dalla sua area di rigore. Matteoli, Conte, Dino Baggio anticipato da Herrera, buon pallone per Moriero. Sull'esterno Moriero a crossare, è un cross interessante per la rovesciata spettacolare ma molto difficile di Luis Oliveira. Quest'anno in questo stadio assegnato, nella partita giocata a novembre, finì 1-1 in Serie A tra Juventus e Cagliari. Il gol di Oliveira rispose nel finale, 5 minuti alla fine, Jürgen Köhler, proprio il giocatore che è stato espulso in questo primo tempo, complicando terribilmente i piani già piuttosto complicati la squadra di Trapattoni. Di Livio porta a casa un calcio di punizione. Vediamo se la Juve riesce a creare un pericolo, riesce a tornare in vantaggio prima dell'intervallo. Müller calcia cercando ovviamente la testa di Dino Baggio, ma questa volta lo schema non riesce, la palla è lunga. Ravanelli fermato, e allora finisce qui il primo tempo. Il fischio di Wojcik, Juventus 1, Cagliari 1, finita 1-0 2 settimane fa. Con questo risultato ovviamente fa in semifinale il Cagliari di Bruno Giorgi, che anche in 11 contro 10.
squadra in campo per il secondo tempo allo stadio delle Alpi, mentre rivediamo quello che è successo al 35esimo. Prima Müller che inavvertitamente colpisce Herrera, si scatena questa mischia, arriva Köhler da lontanissimo, colpisce Puscedo, stiene la faccia Puscedo, per la verità sembra più una spinta di Köhler ai danni del difensore del Cagliari, ma rimane il brutto gesto che Köhler poteva evitarsi. A quel punto l'arbitro, accerchiato dai giocatori delle due squadre, fa segno a tutti di allontanarsi. La regia che ci aiuta a capire meglio cosa è successo, perché non si è vista l'espulsione al 35esimo del primo tempo, si è visto soltanto Köhler allontanarsi. Qui rivediamo proprio tutta la sequenza, rosso mostrato a Jürgen Köhler. Vi rileggo le formazioni, il Cagliari in campo con Fiori, Villa, Puscedu, Herrera, Napoli, Firicano, Moriero, Sanna, Delì, Valdés, Matteoli, Oliveira. Palla per Ravanelli che di testa va a metterla sul fondo, buona occasione in apertura di secondo tempo da calcio d'angolo per la Juve. Juve che schiera Peruzzi, poi Porrini, Fortunato, Dino Baggio, Torricelli, Di Livio, Conte, Ravanelli, Roberto Baggio e Müller. 10, ve lo ricordo ancora, i bianconeri per l'espulsione di Jürgen Köhler. In panchina Rampulla, Carrera, Garria, Marocchi e Del Piero per la Juventus. Tibitonto, Aloisi, Bellucci, Criniti e Veronese per Bruno Giorgi. Due ammoniti in campo sono Moriero e Villa per il Cagliari. Matteoli, Moriero. È stato un bel duello quello del primo tempo con Fortunato. Qui prova Moriero a penetrare nella tre quarti juventina, Conte lo ferma, non fischia l'arbitro, si riparte con Dino Baggio che cerca la palla difficile, lotta Conte, grande scatto a tenere vivo questo attacco, a tenere il pallone in campo, bravissimo Antonio Conte che ha sfiorato il gol a inizio partita con un bel colpo di testa ravvicinato. È stato straordinario in quell'occasione Valerio Fiori. Ancora giù Moriero, lo aiuta a rialzarsi Angelo Peruzzi. Moriero fermato dalla scivolata di Conte. La Juve, serio rischio eliminazione in questo momento. Müller dalla bandierina, primo palo. L'aggancio elegante di Oliveira. Prova a prendere velocità Oliveira che gioca lungo per Moriero. L'aggancio di Moriero che si allontana da Torricelli. Moriero, Moriero in area, Moriero manda a terra Torricelli. Poi però Peruzzi in scivolata in allungo con le mani lo ferma. Grande occasione con la Juve sbilanciata e con l'uomo in meno. Moriero ha avuto l'occasione qui, bravissimo a evitare l'intervento in scivolata di Torricelli. Si allunga però un po' la palla e Peruzzi è prontissimo. Di Livio alza il pallone, poi Fiori in sicurezza a fare suo il pallone. Tre interventi decisivi nel primo tempo per l'ex portiere della Lazio che qui rilancia. Torricelli, Dino Baggio, ora Roberto Baggio con l'esterno, gran pallone per Ravanelli, esce Fiori rischiando, uscita avventata di Fiori e calcio di rigore, calcio di rigore, indica il dischetto l'arbitro polacco Wojcik sull'uscita di Fiori che ha preso un bel rischio andando lontanissimo dalla sua area, sembrava aver colpito il pallone Fiori, almeno nella immagine che abbiamo visto in diretta. Aspettiamo il replay, grandi proteste dei giocatori del Cagliari, vediamo dal basso Ravanelli a caccia della palla e Fiori entra così, sicuramente avventata la giocata di Fiori che poteva rimanere in porta, però colpisce la palla e lo vediamo direi bene da qui. Molti dubbi su questa chiamata dell'arbitro Richard Wojcik, calcio di rigore per la Juve, per Roberto Baggio, per rimettere tutto in discussione. Ricordo la situazione, 1-1 Juventus tra Juventus e Cagliari questa sera, 1-0 per il Cagliari due settimane fa. Va Roberto Baggio, Baggio sul palo, spreca il rigore del nuovo vantaggio Baggio e si salva il Cagliari. Matteoli va a dire qualcosa a Fiori, forse richiamandolo per l'uscita avventata di poco fa. Baggio spiazza Fiori ma colpisce il palo e la Juve spreca il pallone per tornare avanti nel punteggio. E questa è un'altra mazzata psicologica per la squadra di Trapattoni che deve segnare due gol, è in 10 e ha fallito il rigore con Roberto Baggio. Adesso Di Livio, Müller, c'è spazio per la Juve, Roberto Baggio, Sanna sulle sue tracce, adesso però anche ammonito, non può andare a commettere fallo. Baggio probabilmente lo sa, vuole provare a saltarlo, le finte di Baggio, altra finta di Baggio che alla fine salta Sanna, mette il cross tra le braccia di Fiori.
che ci riprova ancora con Andreas Müller dalla bandierina, palla sul secondo palo, messa fuori da Sanna. Moriero e Oliveira provano a prendere velocità in campo aperto, ferma tutto Fortunato, ancora Oliveira però, il sostegno anche di Pusceddu sulla fascia. Oliveira 3 contro 2, Moriero in area, Moriero la rimette dentro trovando il tocco di Torricelli e il calcio d'angolo. Juve per forza di cose deve sbilanciarsi, ma in 10 rischia ovviamente, e Moriero e Oliveira con la loro velocità, con la loro qualità, sono sempre una minaccia in campo aperto. Matteoli, cross sul secondo palo, il colpo di testa e ritrova il vantaggio, trova il gol il Cagliari con Deli Valdés, ma c'è fuori gioco. Fuori gioco di Deli Valdés, che era andato a staccare trovando il gol proprio come nella partita d'andata. Guardate, libero Deli Valdés, appena 3 giocatori del Cagliari. Ma la Juve marca male qui sulla bandierina, però a segnalare il fuori gioco di Deli Valdés. Qui non si capisce quale fosse esattamente la posizione di partenza dell'attaccante di Panama. Baggio, lo scarico su Torricelli. Ravanelli, Deli Valdés evita l'intervento di Torricelli, poi apre su Moriero, si prosegue per il vantaggio, la palla di Moriero per Oliveira, 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 il Cagliari in vantaggio 2-1, Oliveira in contropiede, non sbaglia l'attaccante belga, e adesso il Cagliari è vicinissimo alla semifinale, 1-0 all'andata, 2-1 questa sera, la Juve in 10, ed una Juve che adesso deve segnare 3 gol per qualificarsi, entrerà Del Piero, ma adesso il Cagliari davvero con questo gol di Lulu Oliveira mette in grossissima, grossissima difficoltà la squadra di Trapattoni. C'erano già stati segnali negli ultimi minuti della pericolosità del Cagliari in contropiede. Oliveira riesce a distanziarsi dal suo marcatore, da Porrini, e poi fulmina Peruzzi. È il terzo gol in questa edizione della Coppa UEFA per Lulu Oliveira. Aveva già segnato la Dinamo Bucarest e al Mechelen. Fuori Ravanelli, entra Del Piero. Mentre rivediamo il destro vincente di Oliveira, quest'anno a segno anche in campionato al Delle Alpi contro la Juventus. Roberto Baggio isolato, scivola, circondato da maglie rosso-blu, poi di Livio. Ancora un tiro molto pericoloso che finisce fuori di poco. Visibile lo scoramento sul volto dei giocatori della Juve, che hanno circa mezz'ora a disposizione, ma anche una montagna da scalare, con 3 gol da segnare con l'uomo in meno. E dice tutto anche l'espressione di Giovanni Trapattoni. Juve terza in classifica in campionato, a meno 9 dal Milan e ad un passo dall'eliminazione in questa Coppa UEFA. Guarda il cronometro Giorgi, manca tanto. Tino Baggio porta sull'esterno Villa. Del Piero stretto ad arretrare, Del Piero, bella giocata a cercare Roberto Baggio. Adesso la Juve senza una vera punta dopo l'uscita di Ravanelli, se la gioca davanti con Del Piero e Roberto Baggio, con Müller. Sostituisce il numero 11, entra Antonio Criniti per l'autore del gol del 2-1, Lulu Oliveira. Calcio di punizione, ci avviciniamo al quarto d'ora finale di questa sfida di ritorno dei quarti tra Juventus e Cagliari. Risultato che sorride alla squadra sarda, 2-1 avanti dopo il gol di Dino Baggio, le reti di Chiricano e Oliveira a rovesciare tutto. Il 2-1 che si somma all'1-0 della Sant'Elia di 2 settimane fa, firmato Deli Valdés. Müller, cross per Fortunato che arriva, anzi per Torricelli che arriva dall'altra parte, calcio d'angolo. Del Piero,
ancora a giocare sulla corsia per Torricelli, allontanato Matteoli, Marocchi, controllo e sinistro, conclusione di Marocchi completamente sballata. Ha segnato un gol in questo cammino europeo della Juventus, gol a Mosca contro la Lokomotiv, mentre continuano scontri e contestazioni sugli spalti. Pubblico della Juve infuriato per l'esito di questa partita, di questa serata che poteva risollevare la stagione, riportare la Juve ancora avanti in Coppa UEFA. Invece la Juve non riuscirà a difendere la UEFA vinta l'anno scorso nella doppia finale con il Borussia Dortmund. Pusheddu, fuori gioco di Deli Valdés, batte Marocchi per Dino Baggio. Juve che se non altro sta cercando di non perderla questa partita. È chiaro che l'espulsione di Jürgen Köhler, la follia del tedesco che è andato a colpire Pusheddu al 35esimo del primo tempo, ha complicato in modo terribile le cose alla Juve. Adesso brutte scene sugli spalti con questa contestazione. Piricano, anticipo di Porrini, poi ancora un pallone lungo per lo scatto di Criniti. Manca davvero pochissimo al fischio finale di Wojcik. E a quel punto sarà festa per il Cagliari, ma praticamente dopo il rigore fallito da Baggio, il gol segnato da Oliveira al 61esimo, non c'è stata più storia allo stadio delle Alpi. Lancio lungo, allontana ancora la difesa con Piricano, Deli Valdés, Matteoli, Criniti, Porrini, Marocchi. Matteoli. Fischio finale, una serata storica per il Cagliari che vince a Torino in rimonta 2-1, i gol di Piricano, Oliveira dopo il vantaggio della Juve firmato Dino Baggio. Il Cagliari va in semifinale, fanno festa i tifosi sardi, una grande impresa, sarà la prima semifinale europea nella storia di questa squadra. Eliminata la Juventus e con due vittorie, una al Sant'Elia, una al Delle Alpi, si qualifica il Cagliari. Per quindi il pericolo con la disponibilità pubblica o dando un grado alle persone. La Juventus invece viene dato.